Buongiorno Gio. Buongiorno, grazie per essere con noi. Ci racconti il tuo legame con l'Italia? È una storia che è iniziata tanto tempo fa. E in particolare... Avevo 9 anni ho cominciato. A 9 anni, sì. Perché a 9 anni ho vinto un piccolo premio a scuola per correre. Il premio era o un coltello o un libro. Mi ho detto, ma caro direttore, il coltello forse non piace a mia mamma, invece prendo il libro. E il libro era su Giotto e la pittura italiana. Così ho cominciato anche a 9 anni di capire che io devo fare la pittura e l'Italia, anche il posto dove la pittura era sempre molto molto importante. Così ho progettato sempre di venire in Italia e ho cominciato anche di capire un po' l'italiano all'età di 17-18 anni, poi ho dovuto fare il servizio militare, ma dopo il servizio militare mi hanno dato i soldi per venire in Italia, così sono venuto a 49 qui a Venezia. E il suo legame con Venezia in particolare poi è molto forte. Perché mi interessava in quell'epoca molto l'arte bizantina e soprattutto il mosaico, così ho fatto una serie di progetti, idee di andare a Venezia, Ravenna, Firenze, Roma, Napoli e in Sicilia. Sono andato proprio per vedere Monreale e Cefalù. Così sono andato fino a Cefalù in 49. Che è stata un'esperienza indimenticabile perché l'Italia era appena dopo la guerra, tutto rovine, tutto nero, niente traffico. Bellissimo! E con Venezia in particolare, come è nato questo legame? Una vera storia d'amore, possiamo sì, dire. Sì, io dico bellissimo l'esperienza italiana per me a quell'età, perché come pittori sono venuti in Italia per vedere la pittura, la scultura, l'architettura, i mosaici, e non per avere esperienze turistiche o mangiare bene o bere, è poverissimo. Poi si mangiava anche molto male in quell'epoca. Cioè, io sono andato qua, per esempio, sempre alla mensa economica e la mensa ferroviaria, che in ogni città c'era la mensa ferroviaria dove vai a spendere con 100 lire, primo, secondo e un quarto di vino, non molto buono, però... E poi, girando l'Italia, era tutto distrutto, però tutto aperto, nel senso basta bussare o trovare una vecchia donna o uomo che arriva con la chiave della chiesa o qualche cosa. Così tu sei solo a vedere queste cose, un altro mondo. Sì, sai, non so se è cambiato del tutto, comunque. No, è cambiato. Sì, è cambiato. Sì. No, perché in quell'epoca, per esempio, ero a Firenze e si va all'ufficio dove c'è il gabinetto dei disegni e tu vai lì e c'è una donna che dice Michelangelo il Leonardo da Vinci, per favore. E ti danno una scatola piena di disegni di Michelangelo e tu lo prendi in mano, tu lo guardi e rimetti, oh grazie. Pensa un po', si può fare quello oggi? No. No. Era un altro mondo. No. E per un pittore era bellissimo. Il tuo lavoro è stato associato per un periodo alla pop art. Sì. In particolare avvicinato nella considerazione dei critici agli artisti inglesi. Sì, del certo. Periodo che lavoravano in quel contesto. Diciamo anni 60, c'erano venti di protesta, di ribellione, tempi difficili, ma anche nuove speranze. Cosa ritieni sia rimasto di positivo di quel periodo? E come il tuo lavoro gli ha reso testimonianza? Ma questa è un'esperienza, perché quello che ho fatto è sempre molto autobiografico. Le cose che vedi sono le esperienze di Venezia in questi ultimi anni, che io e Joss mi porta a vedere tutte le chiese, le varie cose a Venezia e così vengono fuori queste cose che hanno da fare con i pavimenti di Venezia e le sculture di Lombardo e le chiese e così via. E così parlando dagli anni 60 arriviamo a Londra e arriviamo giovani e facciamo parte da quel gruppo londinese che erano quelli che hanno inventato tutta questa moda, la moda nuova, i minigonna, così via, insomma.
Ma devi capire che il mondo di consumo che è cominciato, però noi lì a Londra abbiamo uscito dall'epoca della guerra dove tutto era razionato, per esempio, per anni dopo la guerra. Così abbiamo mangiato molto male, era tutta una cosa molto difficile. Così per noi l'America, perché per noi gli Stati Uniti d'America degli anni 40 e 50, c'è bei ricordi dagli americani che sono venuti a aiutare noi. C'è un'America bella, c'è Hollywood dell'epoca con i film bellissimi, non quegli orrori di oggi. Non c'era il mondo di consumo. Così noi abbiamo goduto le prime esperienze di la bontà americana, di mangiare bene, e così via. Così c'è un enorme amore per l'America e le cose americane che io avevo fino alla mia seconda visita a New York, dove lentamente ho capito che no, è un grande sbaglio il mondo di consumo. L'esempio americano è degrado, è tutta una via sbagliata, però le opere rimangono opere, così io sono contento di rivederlo, ma l'esperienza è molto particolare degli anni 60 che non si può ripetere. La critica ha riconosciuto nel tuo lavoro, ma anche in tue vostre scelte di vita, a più riprese, una tensione critica, quella che mi stai descrivendo, verso la società contemporanea. E hai inteso anche tu il tuo lavoro in questo modo, in quei momenti? Cioè, hai pensato anche tu di essere direttamente testimone di una critica verso la società dei consumi, No, eccetera? tutto al contrario. Papà di inglesi, Hamilton, Blake e tutti noi altri erano con grande amore dall'America, dalle cose, la tecnologia, dei film e così via. No, è un amore, non No. la, ma che critica, no. La critica forse arriva nelle opere che ho fatto negli anni 67, 78. All'epoca della rivolta, allora ho fatto anche tante cose dalla politica e lì comincia una critica molto precisa dall'America, anche dalla Russia, anche dal mondo del consumo. Sì, per così un breve periodo siamo io e mia moglie lì a combattere in quella direzione. Poi abbiamo deciso di finire con la politica, lasciando Londra e lasciando i nostri amici. E quelli dalla sinistra lottando per un futuro utopico, così via. E noi siamo andati invece in campagna, a vivere in campagna e fare noi tutto, piantare, raccogliere. Così abbiamo passato molti anni di questa idea di tornare alla terra e vivere in quel modo, così molto anti il mondo di consumo, completamente contro. E anche quella, in fin dei conti, è una scelta politica, perché è una Bravo, scelta. sì, è antipolitica, ma è politicamente molto forte. Infatti oggi ecologia. Io ricordo, ho fatto la mostra alla Galleria Londinese di Marlborough e quella donna molto intelligente lì dice, non ricordo l'anno, ma deve essere anni 60, ha detto, What is ecology? What does it mean? Pensa un po', oggi quella gente dice, cosa vuol dire ecologia? No. Noi arriviamo fra i primi di pensare in questa maniera, però è sempre più importante il futuro del pianeta. E tutte le scelte che si fanno partono dalle scelte Sì, personali, così, come questa questa, anche politica. anche politiche, è vero. Il tuo alfabeto espressivo è ricco di elementi simbolici, mitologici e di altro genere. Come ti sei appassionato a questi elementi e come sono entrati a far parte della tua arte? Forse attraverso l'Italia, perché l'Italia è antichissimo e qui hanno passato tutte le civiltà, etrusco, romano e così via. Così io sono molto vicino alla mitologia mediterranea, anche alla Grecia, Dioniso, Persefone, Demeter. E abbiamo fatto anche tanti viaggi in Grecia, così visitando anche i siti più famosi di Delfi, Dodoma e così via. E così ho fatto anche tante immagini anche dell'Egitto,
dall'ispirazione della mitologia greca e anche dalla Toscana, perché abbiamo avuto la casa in Toscana da 45 anni, e abbiamo ogni anno passato mesi lì, anche lì in contatto con la terra, e abbiamo girato anche l'Umbria, tutta l'Italia. No, è stata un'esperienza molto, molto positiva, incredibile. E anche in relazione alle tue esperienze dirette di artigiano, hai sempre avuto confidenza con materiali come corda, paglia, legno, sì, pietra, sì, sì, anche con elementi più tradizionali. Hai esplorato grande varietà di tecniche. Sì. Con cosa lavori con più piacere ora? Con quali materiali? La mia storia di usando i materiali è molto semplice, perché ero nato sud di Londra, e mio padre ha detto: io ho voluto andare a fare scuola d'arte. No, devi avere un mestiere. Così a 13 anni sono andato alla Brixton School Building, dove su tutti i piani tu hai il muratore, idraulico, anche ho tagliato taglia pietra, e anche lavori in legno, falegname. Così ho studiato tutti questi cose e ho fatto falegname dopo, per 2 o 3 anni, prima del servizio militare. Così non sono andato a scuola e non all'università. Così ho solamente usato i mani. Bene, direi bene. È stato utile come... Sì, sì. E hai sempre lavorato quindi sulla materia, no? Hai sempre fatto uso anche però delle tecnologie aggiornate a tua disposizione, anche quelle di produzione, fotografia ad esempio, hai lavorato anche con la fotografia. Ma hai anche fatto uso di tecniche antiche, recuperandole. Sì, certo. Acqua tinta, l'intaglio del legno, mi dicevi, e l'acquaforte. Sì. Ci sono cose... che attraggono maggiormente la tua attenzione ora da artista, tra quelle che mette a disposizione la tecnologia? O forse occorre scoprire tecniche del passato e riportarle all'attenzione? Ah, per il momento io uso la matita, il pennello, dipingo e disegno, che per me sono vecchio, è sufficiente, è una cosa semplice. C'è molto da dire comunque. Il XX secolo è stato di poco strabiliante per tutti i messaggi che ci ha lanciato, per avvenimenti di grandi proporzioni e per il numero di persone che hanno vissuto, le hanno vissute, no? E ci siamo affacciati però sul XXI secolo. Quale pensi potranno essere i temi più vivi per l'arte in questo inizio di secolo? Beh, sembri molto soggettivo, dipende dagli artisti, quelli giovani che arrivano, trovano il mondo e rispondono al mondo, e creano degli oggetti, sculture e così via. Il futuro sarebbe come il passato, sempre un'invenzione. Sarà bello per loro. Noi facciamo attenzione e seguiamo quello che accade. Sì. Grazie mille, Joe. Grazie per averci ospitato.